Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per aprire insieme la beauty box del mese di dicembre di Look Fantastic. L'apriamo proprio insieme perché io non ho nemmeno sbirciato nulla e vedrete appunto. È così intatta appunto come mi è arrivata. Andiamo insieme ad aprirla, anzi a vederla un attimo. Ah, questo colore è arrivato un po' ammaccata, a dir la verità, però è bellissima lo stesso. Ha questa scritta Beauty Box Look Fantastic in oro, ha questo finto sigillo appunto in bianco e oro e la box appunto questa qui con questa riga oro. Mi piace tantissimo e sono veramente felice. Apriamo insieme appunto per vedere cosa troviamo al suo interno. Allora, io mi appoggerò qui. Troviamo la brochure, poi magari andiamo a vedere ogni prodotto nel dettaglio quando vediamo appunto tutti i prodotti all'interno della box. Apriamo insieme il sigillo. Arriva un buon profumo. Sigillo aperto. Quindi io lo scopro qui insieme a voi. Vedo già qualcosa d'oro. Ah, ok. Bene, andiamo a vedere i prodotti nella box. Questo qui. Prendiamo subito questo prodottino oro e è la maschera in seta di Glow, maschera notturna o comunque da viaggio. Felice di averla trovata perché comunque oro così mi piace. Ho trovato altre maschere così in altre box di altre aziende, però fanno sempre comodo e poi sono veramente morbidissime, quindi super approvata. Poi abbiamo questo blush di Loti. Apriamo insieme. Ok. Andiamo a swatchare insieme. Questa lo svuocia. Proviamo a sfumarlo. Ok, mi sembra che si sfumi anche bene. Sì, si sfuma molto bene. Quindi ottimo. Blush fanno sempre comodo, quindi felice di averlo trovato. Poi abbiamo un matitone, un highlighter pencil. Ah, ok, quindi per andare a segnare i punti dove vogliamo illuminare, tipo l'arcata sopraccigliare, l'interno dell'occhio. Svuociamo anche questo. Bello. Bello, bello, bello. Mi piace. Mi piace. Questo è un prodotto che comunque fa sempre comodo avere anche in borsetta, magari per andare ad illuminare. Magari siamo fuori, non sapevamo di fermarci fuori a cena, quindi abbiamo un trucco un po' semplice, con questo prodotto andiamo magari a creare un look un po' più da sera, illuminando alcune zone. Quindi ottimo. Poi abbiamo questa questo è un cleanser al Pro Collagene di Elemis. Questo deve essere favoloso. Io non l'ho mai provato personalmente, però ne ho sentito parlare tantissimo. Elemis è un brand che io amo
e quindi sono curiosa appunto di testarlo e sono felicissima di averlo trovato e è un 30 ml. Poi abbiamo di Star Skin dei patch occhi all'oro. Wow, tutto oro. Wow, bello. Mi piace Star Skin, lo stesso è un brand di cui io amo molto le maschere e quindi sicuramente anche questi mi faranno impazzire. Poi che pack hanno, cioè stupendo. A parte il sacco che fanno un sacco riflesso, però bellissimo, bello così oro. Anche da appendere all'albero, secondo me, per fare magari qualche regalino. Ottimo. Bello, bello, bello. Mi piace. Poi, qui non abbiamo anche niente. Poi, abbiamo questo prodotto. Che adesso cerchiamo di capire un attimo. Cos'è? Questo, ah ok, quindi è un rimuovi peli in eccesso praticamente della Hollywood Bronzer e serve magari per i peletti delle sopracciglia, la peluria magari, fortunatamente non ho peluria sul viso, però magari penso alle persone un po' più scure di carnagione e magari con i capelli mori magari hanno un po' più di peluria, ma magari anche le chiare, non lo so, io non ho mai avuto peluria fortunatamente o sfortunatamente, non lo so, comunque non ce l'ho mai avuta. E quindi include un bronzer ad un protective patch. Push. Boh, apriamo. Apriamo e vediamo insieme. Ho rotto anche la confezione, ma non fa nulla. Ah, perché era sigillata. Ecco, sigillata, quindi sapete che io adoro i sigilli, perché appunto vuol dire che il prodotto non è stato aperto, non è stato usato, non si sa mai. Quindi, ma ovviamente taglierà questo. Ah, questo è la custodia. Se riusciamo. Ok. Ovviamente avrà una lama. Ho paura. Ah, eccola qui. Quindi ha questa lama che va praticamente a togliere o la peluria o a togliere magari dei peli in eccesso. Boh, vabbè, io ho un po' paura ad usarlo, però magari può servire. Vabbè, questa è la sua custodia. Mi piace molto il colore, color Tiffany. Bello, vabbè, può servire anche questo. Lo rimettiamo nella confezione. Quindi, ricapitolando, anzi andiamo a vedere anche la brochure, così ci siamo già. Ok, vedo un pennello, quindi mi viene da pensare che questo sia al posto del pennello, perché magari forse era andato sold out, cioè mi viene da pensare questo. Poi tra l'altro io ho già questo pennello di Luxy trovato nella beauty box dell'anno scorso, del Black Friday, e mi è piaciuto, anzi lo uso ancora per il blush. Quindi abbiamo detto questo cleansing di Helmis al pro collagene, abbiamo questo matitone per appunto illuminare alcune zone, un highlighter matitone. Abbiamo questi patch occhi della Star Skin. Poi la maschera oro, anche questa, eccola qui. Morbidissima e bella, mi piace. L'unica cosa che non mi piace
è che non abbia una confezione, ma che sia messa così, ma comunque io andrò a lavarla. Poi, ah, eccolo qui, pennello che però non c'è, blush che mi è piaciuto molto, si è sfumato anche molto molto bene e basta. Vediamo se ci fa vedere lo spoiler. Questa è la box, ultima box dell'anno 2021. Vediamo se ci fa vedere uno spoiler del mese. Eccolo qui. Ah, questo è un Deep Sleep Pillow Spray, quegli spray da spruzzare appunto sul cuscino e dormire meglio. Con me non funziona, sinceramente. O forse non ho ancora trovato lo spray giusto. Se voi ne avete provati, fatemi sapere nei commenti, magari li provo anch'io, quelli che ho provato. Non mi fanno né caldo né freddo, quindi questo è lo spoiler del mese prossimo, prima box appunto del nuovo anno. Vedremo. Ah, quindi per dormire meglio nel nuovo anno, praticamente è un buon augurio. Bene, questo sì, dai, sono felice di averlo trovato. Avrei preferito il pennello, perché comunque con questo pennello mi sono trovata molto molto bene e mi continuo a trovare molto molto bene alle setole morbidissime, però magari questo è un prodottino nuovo che io non avrei mai acquistato e vabbè, non so se avrò il coraggio di provarlo, però magari sì. Sono stata felice di questa box, anche se è appunto l'ultima box dell'anno. Forse mi sarei aspettata o un prodottino in più, perché comunque 2, 3, 4, 5, 6, i classici 6 prodotti, magari mi sarei aspettata un prodotto in più, o magari una palette, o magari un prodotto più luxury, diciamo, visto che comunque è il mese per eccellenza dei regali. È il mese per eccellenza delle feste, delle festività, quindi. Però va bene così. Un bacione, grazie per avermi seguito. Mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti se voi avete provato altri spray da spruzzare appunto sul cuscino. Un bacione, questa era la box. Un bacione a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ah, non dimentico, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Un bacio grande!